Al Nani di Bellagio si affrontano i ragazzi terribili di Luca Fusi tra le possibili outsider del girone, il Pietracuta capolista del girone, seppur in coabitazione con Gambetto e Torconca. I rossoblù da queste parti vinsero qualche stagione fa con un netto 4-0. Bella Vista e compagni ce lo ricordano bene, sotto gli occhi del direttore di gara per Francesco Rossi della sezione di Forlì, coadiuvato da Matteo Saccone e Marika Tumedei della stessa sezione, assistiamo a una partita che sul piano territoriale è condotta fin dalle prime battute proprio dalla capolista. La prima occasione a cura di Fratti, direttamente a calcio piazzato con il pallone che termina di pochissimo a lato. Da calcio piazzato ci prova anche Louati, ma viene fuori un tiro da dimenticare. Più insidioso lo stesso numero 11 con questo tiro da posizione defilata che costringe Ramenghi al salto per respingere la conclusione. Lo stesso portiere chiamato al tuffo su un solo spettacolare di Fratti, palla a destra e sinistra avversario che rimane fermo ma tiro centrale. Lo stesso Fratti dalla stessa mattonella con un tiro a giro manda a lato. Il Pietracuta gioca a trazione offensiva e cross di Faiti viene bloccato senza problemi e solo al 45esimo si vede il Bellaria con l'asse Cocco Bellavista, pallone lontano dal bersaglio, squadra in riposo sullo 0-0, ma è un pareggio che va strettissimo al Pietracuta e di russo ai padroni di casa che nella ripresa devono capitolare quando al decimo Fabio Ramon Tomasini decide di azionare il suo motorino e imprendibile numero 10 balla il tango con il pallone e quasi entra in porta accompagnandolo in fondo al sacco. È l'1-0 rossoblu che fa esplodere la gioia del tifo ospite, ma se il tango si balla suon di musica e di ritmo, ecco che il doppio passo viene effettuato 3 minuti più tardi, traversando il centro dell'area di rigore e Tomasini di testa non perdona, 0-2 Pietracuta in paradiso. Ma non è una festa completa se al Festival dei Gol non partecipa anche il capitano e bomber Fratti, discesa sulla destra e pallone in buca. 0-3, passivo pesantissimo per il Bellaria Giamarina che non riesce a riordinare le idee. I bellariesi ci provano con una punizione di Paganelli terminata alta. Molto bella l'azione creata attorno alla mezz'ora quando alla battuta finale arriva Franciosi senza inquadrare il bersaglio. Ci prova ancora la formazione di casa con l'inserimento di Alvisi che di testa mette alto, mentre in contropiede Bua fornisce alla Sanni fino all'ora in vacanza la pagnotta per evitare un senza voto in pagella. Come del resto Bella Vista quando al 90esimo chiama al volo da scatto fotografico l'estremo ospite direttamente a calcio piazzato. Una partita che mette in mostra le qualità della rosa a disposizione del tecnico Fregnani, mentre Bellaria deve ripartire dalle ottime trame eseguite nei 20 minuti finali del match. Fino a questo momento un campionato dove Fusi ha messo in vetrina tutti o quasi i giovani della propria rosa, dato di fatto da non sottovalutare quando un progetto è basato solo ed esclusivamente sui giovani.